Come scoprire chi ti ha bloccato su WhatsApp? Attraverso questo video di oggi vediamo come scoprire chi ti ha bloccato su WhatsApp. Il metodo migliore è quello di, dopo aver mandato il messaggio, vedere che succede. Per esempio, sto mandando questo messaggio a questo contatto di WhatsApp. E ricordatevi che WhatsApp non dirà subito e non dirà mai tu sei stato bloccato da questo utente, ok? Come me ne accorgo quindi, cari utenti di YouTube? Molto semplice. Ho qui il contatto che mi ha bloccato e capisco che mi ha bloccato dal fatto che non ha più l'immagine del profilo di WhatsApp, risulta così grigia, con l'omino trasparente grigio, ok? Senza immagine quindi, e in più, dopo che ho mandato il messaggio, rimane ferma la spunta. Ecco, quindi come si capisce quindi in concreto se è stato bloccato su WhatsApp? Molto semplice. Prima di tutto dal fatto che la persona che ti ha bloccato, nel momento in cui tu vai a scrivere, ti ritroverai che non ha più l'immagine del profilo. Quindi l'immagine è sparita, va bene? Questo significa che non c'è più l'immagine del profilo, va bene, di WhatsApp. In secundis che permane a tempo indeterminato un solo segno di spunta, che è il segno di spunta di colore grigio, tipico del fatto che tu hai mandato un messaggio ma che non gli è arrivato, va bene? Cioè che gli è arrivato però ti ha bloccato, va bene? Quindi se rimane un segno di spunta e basta per sempre, significa che con ogni probabilità ti ha bloccato. Inoltre se prima aveva l'immagine del profilo su WhatsApp e poi ora è così e non c'è più, significa che di fatto ti ha bloccato, va bene? Il video di oggi termina qua. Iscrivetevi, commentate. Un saluto caro da Leandro, il narratore italiano di YouTube Italia.